Diciamo, tanto per cambiare, sempre a proposito del fatto che le macchine sono rispettose, ha smesso di funzionare il collegamento internet, ma per una volta sono stato forse più furbo e ho fatto una doppia registrazione e quindi spero per una volta di averlo gabbato, ma si sa che le macchine sono sempre più intelligenti, quindi mi aspetto che la prossima volta impatterà anche sul doppio regime. Ci torneremo anche sul doppio regime a proposito dei modelli. Che in qualche modo si collega al problema della traduzione. Che cos'è una registrazione? Quando io registro le lezioni, quando noi registriamo messaggi, mi ricordo che a un certo punto c'era Fischer, faceva quella, poneva una domanda, tutt'altro apparentemente banale, dove finiscono le registrazioni che vengono, non più ascoltate, che vengono cancellate. Dove finisce la voce di un cantante quando la registrazione viene cancellata, ma qualcosa può essere davvero cancellata. Questo vale ovviamente nella misura in cui noi facciamo finta di ignorare che tutte le cose che svolgiamo hanno sempre un sostrato materiale su cui si poggiano. Anche le cose più apparentemente immateriali, e noi oggi lavoriamo soprattutto con l'immateriale. Voglio dire, voi potete scegliere se acquistare un testo in formato cartaceo o in ebook. L'ebook avrebbe il vantaggio che non occupa spazio, che ve lo potete portare ovunque, nel senso che anche nel caso in cui, per esempio, perdeste, che so, il vostro cellulare, o qualsiasi cosa lo utilizziate per leggere l'ebook in questione, potete sempre recuperarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come può qualcosa esistere senza occupare uno spazio? Da qualche parte, mettiamola così. Quella cosa chiamata più o meno propriamente ebook. Non mi interessa, può essere un libro, può essere un fumetto, può essere una canzone, nel caso che l'ascoltiate, può essere un film che avete visto e così via. Ha sempre un luogo fisico, almeno uno su cui si poggia. Poi questo luogo fisico può cambiare poi, ma no, c'è sempre questa. L'elemento della traccia, torniamo alla verità, e in parte anche a Bodelli, è un elemento su cui noi tutti siamo chiamati a riflettere nella misura in cui la diamo per scontata. Di a volte le tracce rinviano a qualcosa che non comprendiamo più. Metaforicamente, linguaggio figurato, il lavoro che svolgeva nella sua interpretazione dei sogni, lui stesso lo paragonava al lavoro di alcuni cacciatori. Cosa facevano? Dire, i cacciatori, nella visione più classica, i cacciatori che cacciavano per mangiare, non quelli che vanno in giro a divertirsi a sparare, su cui preferisco tacere, ma i cacciatori attivi, quelli che le società fondate sulla caccia come che come inseguivano gli animali, come facevano la caccia? Non si limitavano ad aspettare che passasse un animale, perché farlo, era fortuna, però molto spesso in realtà dovevano seguire le tracce, i segni, cioè lasciare il passaggio di determinati animali, i quali non sapevano di lasciare tracce, uno non lascia tracce apposta. Perché qua riflettiamoci un secondo, andiamo sulle favole. Pollicino che lascia delle tracce, un atto voluto, meditato, pensato per poter ricostruire un percorso che altrimenti non è capace di fare. Ma un animale che cammina non sa di lasciare delle tracce, non sa fino a un certo punto di lasciare delle tracce. O meglio, fate caso, fa attenzione a non lasciare
quelle che lui ritiene delle tracce, mentre magari un altro animale, l'uomo, può cogliere dettagli che l'animale in questione non ritiene rilevanti e le interpreta come tracce. Distinguere adesso la traccia di uno stambecco o di un daino dalla traccia di un orso è piuttosto rilevante, perché se io incontro un orso probabilmente sono io a finire nel menù di un altro animale, se incontro un daino è il daino che viene da me. Quindi c'è un primo momento di selezione e di interpretazione. Cioè, c'è un processo fondato su che cosa? Su qualcosa che non c'è più e a cui io posso giungere congetturalmente. Io osservo dei segni, ne interpreto come tracce, seguo quelle tracce e spero, credo, penso, mi portino raggiungere l'animale che sto cercando o la cosa X che sto cercando. Freud fa la stessa cosa in qualche modo nell'interpretazione dei sogni, deve anzitutto distinguere quelli che sono segni, sintomi veri e quelli che sono fuorvianti o che in realtà non c'entrano niente o che in qualche modo non sono congruenti. È un lavoro sulle tracce, sulla scrittura, potremmo dire, ecco, di nuovo, sulla riscrittura, sulle traduzioni estremamente rilevante. Aggiungo per inciso, e anche questa è una cosa che Freud sapeva, riconosceva, che era stata anche, è stata per esempio tematizzata da Carlo Ginzburg, un grande storico contemporaneo, in un libro molto bello, un saggio che si trova in un libro molto bello, Vidi e Spire, in cui avvicina il metodo di Freud a quello di Sherlock Holmes. E non è un avvicinamento bizzarro, perché il metodo di Sherlock Holmes era il metodo che era attuato in medicina, non c'è più medicina, che con Andorra lo sappiamo, era un medico, fondato sull'analisi appunto dei sintomi, dei segni, delle tracce, così via. Esattamente questo il processo. Poi per Andorra era abbastanza intelligente da capire anche quando certe cose, tipo le teorie freudiane, cominciano a prendere piega e quindi a utilizzarla a modo suo, ma questo è ancora un altro discorso. Poco fa un nostro collega mi ha chiesto il rapporto che c'è tra questa indifferenza al tempo, di cui abbiamo appena parlato, cioè la parte dell'essere, e la melancolia di Mark Fisher. È un rapporto abbastanza stretto, è un rapporto, secondo me, molto stretto. Non sono la stessa cosa, ovviamente, per più motivi, ne indico giusto un paio. Numero uno, perché la melancolia, che Fisher è assolutamente consapevole, è un evento che è anzitutto culturale e poi viene vissuto anche individualmente come evento traumatico, distorsivo. Potremmo anche usare il termine patologico, sì, nel senso che la melancolia, poi la malinconia è la depressione, ma di nuovo dobbiamo attuare una traduzione molto attenta, perché è vero che noi possiamo leggere, per esempio, il testo del 600, faccio per dire, è un inizio 800, e tradurre automaticamente la parola malinconia con la parola depressione. Potremmo dire che dal punto di vista della patologia medica la traduzione è corretta. Ma è una traduzione corretta dal punto di vista puramente formale. In che senso? Nel senso che quando noi usiamo il termine depressione, se ci riflettete, diamo un peso
torniamo un attimo alla metafora di cui parlavo qualcosa della nostra psiche come quelli di panno, insomma, su cui poggiare. Andiamo al termine depressione, un peso che è suo, specifico. Indipendentemente dalla valenza che possiamo dare al termine, nel senso, indiscutibilmente la depressione è una valenza negativa. Non penso che nessuno di noi, quando pensa alla depressione, pensa a qualcosa di romantico. È qualcosa di oggettivamente pauroso. Ma noi possiamo usare, per esempio, il termine depressione, nel senso che depressione sufficiente, sto guardando stasera, mamma mia, non so dove arrivare. Di più divertente con tutti i problemi che ci sono, se poi inizio a guardare questo qui, ho deciso di guardare stasera un film di Bergman, oppure depressione, nel senso di malattia che porta sofferenza altissima. Ho già citato una volta una frase molto riportato da Eugenio Borgna, che è un esperto ed è un psichiatra e studioso anche del fenomeno della malinconia della depressione, soprattutto dal punto di vista medico, specialmente come elettro-curare, uso il termine, un pensatore che è anche un filosofo, oltre che un psichiatra, il quale ricordava di una sua paziente che diceva: io non ho più la speranza della morte. Cioè, la mia depressione, traduciamo noi, oggettivando, e qui torniamo alla questione, perché lei non parlerebbe, la persona che sta male può usare espressioni tipo la mia depressione, ma è un tentativo di formalizzare, di guardarsi dall'esterno. Cioè non è una vera traduzione del suo vissuto, è l'utilizzo di un vocabolario altrui nel tentativo di prendere le distanze da di questo. Quindi, questa la mia depressione è tale che, per quanto io razionalmente lo sappia che prima o poi morirò, perché tutti quanti sappiamo che prima o poi la nostra vita arriverà a termine. In realtà una parte di me, torniamo ai fueros, torniamo a quella parte dello sposto, del peso, eccetera, perché mosso direbbe Freud, c'è una parte di me che ossessivamente nega quella possibilità e quindi non ho più neanche la speranza, io sarò condannato a vivere per sempre con questo dolore infinito da cui non potrò mai sfuggire. Questa è una rappresentazione della depressione. Da quel problema della rappresentazione più terrificante della depressione. È aver introiettato e reso potente dal punto di vista della narrazione individuale il sacro terrore dell'inferno cristiano, perché contro l'inferno lo sempre. Di non poter mai più uscire da uno stato terrificante di dolore eterno. Chi entra non esce più dall'inferno. Non è un caso, anche qui è abbastanza interessante, che alcuni teologi tutto perché l'ultimo secolo abbia cominciato a mettere in discussione l'esistenza di non è un caso nel senso che lei si è portato a sinistra con l'inferno. Chi ci crede, dice io, chi ci crede, forse, alcuni dicono di sì, alcuni dicono sì, esiste, ma è buono, è così, ma è questo punto. È che cosa, come noi pensiamo il nostro mondo quando pensiamo all'inferno. Se affermo, che qui vediamo un po' la valerete un po', se affermo l'eternità della pena nell'inferno, ho probabilmente un'idea del mio mondo, del mondo in cui non c'è possibilità di, faccio per dire, uso espressione anche qui, del perdono.
Ma torniamo a Derrida, che si voleva prendere di fatto per sciocchi. Esiste qualcosa che è assolutamente imperdonabile? E che cosa significa? Che cosa significa quando noi diciamo che qualcosa è imperdonabile? E ancora, chi è che dovrebbe definire ciò che è imperdonabile? Vi faccio un esempio, poi mi ricordo anche che come la c'era uno studio di fantascienza di Philip Farmer, un autore americano diversi anni fa, intitolato Il mondo del fiume. Ve la faccio molto semplice: in questo ciclo tutti gli esseri viventi mai esistiti vengono resuscitati mediante un apparato alieno particolarissimo e posti a vivere in un pianeta in cui si trovano, insieme a questo esattamente, si trovano uno accanto all'altro, che ne so, Gesù, Buddha, Giulio Cesare, Napoleone e così via. E a un certo punto, se non ricordo male, uno dei personaggi presenti è Goebbels, il nazista. Che in questo mondo, fra virgolette, quando si muore, la macchina si mette in funzione e si risuscita. Quindi, in qualche modo, si muore, si avverte il dolore della morte fisica, ma si rinasce a lutti, eccetera, eccetera, eccetera. Goebbels, quando compare, è la carogna nazista che si è prestata. E si comporta davvero la carogna nazista. In tutto quello che potete immaginare. Lungo le continue morti e rinascite, Goebbels cambia e a un certo punto cerca di emendare il suo passato. Se perfino Goebbels si può pensare che possa cercare un po' l'ipotesi della reincarnazione, bla 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 bla, quindi meritare un perdono, o meglio, una riabilitazione, di poter emendare il suo peccato. L'inferno che uomo ha, che senso ha? Che significato ha? Quindi quando dico che l'inferno non conta, è come realmente. Qualsiasi cosa dice, ma per come utilizziamo la legge nel nostro mondo, intendo questo. Allora, la depressione è anzitutto questo, davvero aver proiettato l'inferno nella forma più terrificante probabilmente che si possa essere. La melanconia, la malinconia, se ci pensate, anche dal punto di vista di nuovo, per come noi usiamo le parole, ha un tono differente. Ha un tono differente perché, fermo restando il problema dell'indifferenza temporale, del fatto che, diceva Fischer, continuano davvero ad essere ancora presenti, non riusciamo a elaborare il lutto. Ci sono quelle diverse forme di melanconia in Fischer, no? Come dicevo, c'è una melanconia nel senso, dico io, deterioro del termine, il non essere riusciti a elaborare il lutto, non aver voluto elaborare il lutto, non aver compreso come cose siano non semplicemente passate e sono riconosciute come passate, ma noi le continuiamo a pensare in qualche modo come presente e a non voler accettare la situazione superata. L'esempio che faceva Fischer, il mondo postcoloniale, e quindi in qualche modo il continuare a pensarci, e questo lo fanno gli inglesi, nella prospettiva della parte migliore del mondo. Il white savior, sempre quello bianco, coloro i quali hanno ragione e si impongono di fatto sugli altri che non sono abbastanza capaci per diventare autonomi o che non accettano il nostro avere ragione, perché è ovvio che non abbiamo ragione, magari non stiamo sentendo. Nessuno mette in discussione il fatto che noi abbiamo ragione. Qualcuno di voi non ha mai posto il problema di dire ma per quale motivo dobbiamo mangiare carne? Se domani qualcuno
vengono, dicesse no, da oggi, domani 17 novembre 2022, è proibito mangiare carne. Punto. Come reagiremmo? Probabilmente molto male. Alcuni di noi direbbero, ma tanto, io preferisco mangiare altro, non ho problemi. Io non mi metterei male. Avrebbero un bel motivarmi e avrebbero attenzione anche le giovani con argomenti tipo: guardate che l'allevamento intensivo degli animali è tra le principali cause di inquinamento, quindi, per esempio, l'eliminazione degli allevamenti intensivi comporterebbe una capacità migliore di affrontare i cambiamenti climatici. Bene, benissimo. Ma non funzionerebbe semplicemente sulla base della proibizione. Perché? Perché scatterebbe. Ho capito, ma tra tante cose che potremmo fare, per forza mi dovete per forza togliere la cotoletta. Non possiamo lavorare su altro, non so, qualche cosa bella che insomma è in qualche modo. E partiamo da un caso minimo banale, sono cose complicate, in cui è evidente che non abbiamo ragione. Perché è evidente che non abbiamo ragione. Se osserviamo noi abbiamo chi attaccare la casa, è ovvio che noi abbiamo tra i sessi, i rapporti tra i religiosi, è un dato che non va neanche messo in discussione. Ma va messo in discussione che cosa? Invece, l'assunzione che questa nostra aver ragione non abbia avuto conseguenze per gli altri mondi in maniera differente. Fondamentalmente, la nostra economia, il nostro modello di vita, questo ci capisce, il nostro approccio è stato fondato su coloniale e non possiamo fare. Se noi non vogliamo vedere quello, è qualcosa che no, è un rimosso che pesa. Questa è una forma di melancolia pericolosa, perché è una forma di nostalgia anche, la malinconia spesso noi anche qua a livello di linguaggio comune, a cosa associamo? Una forma di nostalgia, a una formalità emotiva, triste sì, ma che non presenta necessariamente caratteri distruttivi della depressione di cui parlavamo prima. Quando io dico io sono malinconico, magari un amico mi dirà, ma come mai? Perché cosa ti rende malinconico? Non si preoccuperà, insomma, forse è caso di vedere un psichiatra perché questi a rischio di crollo emotivo. E posso rispondere come Fischer, per esempio, ah no, sono malinconico perché pensavo a cosa, all'idea che io, quando ero nel 1990, pensavo al mio futuro, me l'avevo immaginato in un certo modo, in realtà le cose sono andate in maniera diversa da come progettavo. Questa è una cosa che è abbastanza comune, d'accordo? Quella melancolia che ci fa rimpiangere, di nuovo, i fueros di cui dicevo, vabbè, che sono sempre presenti perché non vogliono passare, e ci fa rimpiangere culturalmente un'epoca d'oro che in realtà non è mai esistita. L'esempio che faceva Fischer, ah, quando negli anni 70, ah, che bello, lo stato sociale degli anni 70, in cui tutto è stato seguiva individuo, per usare un motto ancora famoso, dalla culla alla tomba, in cui tutti quanti avevano una ragionevole sicurezza sociale, economica, di apprendimento, scolastico e così via, era un'epoca d'oro. E Fischer chiede, sì, ma in realtà, dietro questa immagine oleografica di quegli anni, degli anni 70, che cosa c'era? E qui torniamo all'organizzazione, questo qui è l'iPhone Mass. Se andiamo a vedere com'erano quegli anni, che cosa insieme a quella cosa che
ricordiamo con nostalgia, ovvero che desidereremmo che fosse ancora presente, come se fosse possibile. Conoscere insieme, qual era la mia domanda? Prendere sempre un certo omofobia, un certo razzismo, una certa misoginia, le altre religioni, le polemiche riguardanti l'Italia, per esempio, l'aborto, il divorzio, l'Italia, le polemiche sui 180. Ci sono delle questioni enormi, le battaglie sindacali, ma risposta, sì, però è no, questa è la cosa, erano i diritti di cura. E allora, la melanconia è quella. Cosa lì? Cos'era? Era perché ci manca forse, non in realtà, quel periodo storico, come, neanche voglio dire per com'era, ma per come noi ce lo immaginiamo. Ma ci manca, e questa è una forma diversa di melanconia, dice Fischer, perché è una maniera diversa di relazionarsi con questo rimosso in cui fare i conti, ci manca quell'ansia del futuro, quella percezione di possibilità che noi oggi abbiamo perso, che è figlio della storia che ci ha portato. Da quel momento, questo, la cancellazione del tempo futuro, il fatto che noi vediamo, diceva Baudet, il nostro futuro è sbarrato. Sì, una sorta di depressione non più individuale, più psicologica, ma culturale. Perché poi il sottotesto fisceriano era questo, e dico cose che Fischer non ha detto, me lo butto lì come elemento di riflessione. Forse non vede questo futuro in cui non ci saranno più italiani, cosa sono gli italiani, facciamo finta che si sappia cosa sono gli italiani, perché non è per niente chiaro, se ci rivediamo secondo, ma facciamo finta. E allora sono spariti i romani, italiani, gli romani non erano italiani, perché altrimenti parlo tutto l'Italia. Il mondo supera la sparizione dei romani, dei romani perché italiani, francesi, tedeschi, avevano spariti i dinosauri. Certo, gli indiani sono i dinosauri, sono spariti, perché non dovremmo sparire noi? Cioè, ciò che noi percepiamo come futuro sbarrato è una maniera simbolica, allegorica, di nuovo figurata, perché in realtà non riusciamo più a immaginare un futuro che somiglia a questo presente, che è l'unica cosa che conosciamo. Ciò che ci manca, dice Fischer, ciò che lui diceva per cava di quegli anni lì, era, per esempio, la capacità di immaginare qualcosa che non fosse l'immediata prosecuzione legata alla nostra visione del presente. Ma se nel 1980, 85-86, immaginare il futuro come tutto sommato un'immediata prosecuzione e ripresentazione, rivoluzione del presente, sì, non diceva più tanto poco. Nel 70 erano gli anni in cui sembrava che le cose fossero andate per il meglio, in cui sicuramente c'era un vero mondo, per cui fondamentalmente il mondo occidentale era un mondo ricco, un mondo in cui tutto aumentava il benessere, si andava sulla scuola in una percezione di accrescimento, in qualche modo. Adesso, se noi immaginiamo il futuro sulla base della percezione che noi abbiamo del nostro mondo, beh, che futuro immaginiamo? Quello che in qualche anno non abbiamo messo più un mondo c'è cioè, da zombie, vampiri, mostri, distruzioni, eccetera, 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 eccetera. Perché improvvisamente
perché praticamente sono comparsi a un approccio siciliano nel mondo della cultura televisiva tante opere distopiche che incontrano la cella, per esempio, o comunque in cui il futuro è presentato in tono così fosco, del non vuole che mi così, del non vuole che questo sia terrificato. Working Bad è una cosa, ma perché è un mondo in cui vediamo su voce come percepiamo il nostro presente, quello che ci dice, un presente completamente in cui non vediamo possibili, sì, ci appiccicano solamente le figlie, perché non puoi mettere soltanto i giapponesi dentro i certi anni, ma anime, la fine del mondo, le fine della serie, ci appiccicano le figlie, ma tutto quanto è costruito sull'ansia, la paura, la desolazione, la percezione di come le cose stiano andando malissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la melanconia non riguarda questo. Riguarda, dice la Fischer invece, da una parte sì, la percezione parte da questa percezione che c'è qualcosa che non è andato via. Ma come faccio io con questo qualcosa? Posso fare i conti, nel senso negativo, se dico il termine, rimpiango quel momento lì senza avere adeguata comprensione veramente di quel momento lì e neanche senza avere il coraggio di ammettere perché rimpiango quel momento lì. Perché è come dire, che so, ah, a me piacerebbe tanto vivere nel XVIII secolo, in Francia nel Settecento. Sì, ma più o meno quindi si immagina sempre ben curato, vestito, perché tanto magari con la parrucca che fa parte della borghesia o dell'alta borghesia o della nobiltà. Non si immagina che fa parte di quella grandissima massa del popolo che moriva letteralmente di fame. E come quando qualcuno va a farsi fare le carte, dice, ma tutti, abbiamo tutti avuto qualcosa, secondo me, tutti hanno avuto una qualche nostra recente incarnazione che eravamo re o principi. Mai una volta voi che sei un ghiellato schiavo che è finito malissimo, crocifisso perché Dio ci ha spaccato, magari c'è questa. Anzi, dicessero questo, uno potrebbe anche un pochino orgogliarsi e uccidersi, io ero uno che combatteva, no, no, schiavo ghiellato, tendiamo a vedere, immaginare solo gli aspetti che ci piacciono. Quindi non vediamo, per esempio, cosa costava al resto del mondo, cosa costa al resto del mondo, un certo regime di vita nostro. Cosa costava e cosa costa vivere in un certo modo a chi di noi non nasce in un certo posto di un altro. Ma questo non serve, questo funziona, è importante crescere, questo non serve per dire abbia un senso di colpa, non è il senso di colpa la soluzione, non è il punto. La lucidità, la consapevolezza è il primo momento di comprensione e quindi eventualmente per cioè, pensare all'alternativa, ciò che ci manca, ciò che mancava a lui. Quando, in qualche modo, come avete visto, c'è molto riferimento alla musica, prendiamo in quei casi, tre casi. Uno, John Fox, di cui abbiamo parlato. John Fox è un musicista sperimentale, elettronico, straordinario, è stato il leader degli Ultravox, che era un gruppo pop rock veramente tanto. La prima incarnazione dell'Ultravox, quell'incarnazione che graficamente voi potete vedere negli schi col punto esclamativo finale.
Gli Ultravox, per un periodo, si presentavano in scaglio finale, cioè tutto forza, John Fox se la ricorda mai, che diceva lavorare in quel gruppo, poi abbandonò il gruppo e subentrò Vigilo, un altro grande cantante, che fece una cosa diversa. La musica sperimentale di John Fox è una musica che lavora col tempo, ricordate, come dilatazione del presente in direzione di una sorta di estasi, cioè di fuoriuscita, è il caso di dire, dal tempo. La musica è un tentativo di rallentare il tempo. Mi spiego. Prendere sul serio il presente facendo dall'interno un'operazione di forzatura della temporalità. Qual è la peculiarità, diceva Fischer, del nostro presente? Un presente perenne in cui siamo costretti a rincorrere gli atti continui, per cui dobbiamo fare tutto di corsa e alla fine arriviamo a sera e oggi l'ho fatto. Niente, non lo so, non mi ricordo. Ho fatto un milione di cose e poi alla fine l'ho fatto e non ho comunque finito. E domani io devo cominciare, ragazzi, guardate perché ti ho dimenticato di fare qualcosa. Ops, non mi sono scordato di rispondere allo studente. Accidenti, ho preso un'altra cosa, non ho chiuso il portale, aspetta, eccetera, eccetera, eccetera. La musica di Fox, per come la presenta Fischer, è un tentativo per vivere il presente senza cedere a questi meccanismi di, come posso dire, di costruzione e costrizione continua. Cioè, prendere sul serio, la cosa che dice qui Baudelaire in qualche modo, la coesistenza tra coesistenza e successione. Ritorniamo un attimo alla cosa che diceva prima Baudelaire. Contro il senso comune dell'intera tradizione filosofica, Freud afferma qui l'intreccio nel tempo di coesistenza e successione. L'esempio che Baudelaire porta deriva dalla tradizione filosofica da Leibniz. Leibniz è stato uno dei più grandi filosofi moderni che ha lavorato tra il secondo e il seicento in più nel tempo del settecento, autore di alcune tra le opere più belle e più difficili della storia della filosofia, il saggio di teologia, i nuovi saggi di intelletto umano, la monologia, eccetera, eccetera, eccetera. Teorico di una filosofia e di una teologia che è stata fortemente sbertucciata da Voltaire, perché Voltaire, che tutto sommato di Leibniz si disinteressava alquanto, ma era molto attento a certe interpretazioni che venivano fatte di Leibniz, lo prese in giro a proposito di una affermazione che divenne celebre, perché scoprirono c'era. Questo mondo è il migliore dei mondi possibili e quindi tutto ciò che avviene va nel migliore dei modi possibili perché questo è il migliore dei mondi possibili. Ora, in Leibniz questo ha un significato molto particolare, non ci sono né a cominciare il discorso, semplicemente serviva. Allora, nella prospettiva leibniziana semplifica molto Dio, e Leibniz non solo credeva in Dio, ma riteneva filosoficamente Dio fosse un elemento essenziale nella comprensione dell'universo e dell'uomo, riteneva che Dio, nella sua infinita potenza, ma un'infinitezza limitata, a proposito di paradossi, cosa intendo io con infinitezza limitata? Anche qui, per spiegare un attimo, se Dio volesse, potrebbe fare un fare in modo che un triangolo avesse quattro lati, restando un triangolo? Bella domanda. Risposta di Leibniz era, ricordiamoci che sono presente no, perché un triangolo per definizione ha tre lati. Non può esistere un triangolo di quattro lati. Cioè, Dio è limitato,
vincolato dalle leggi della logica. Le leggi della logica si impongono per filosofia. L'espressione tutti i mondi possibili che viene utilizzata per quanto anche la filosofia. Una verità vera in tutti i mondi possibili. Cosa intendo dire? La verità è una tautologia, la verità logica, una verità che non può mai essere messa in discussione. Il principio di identità A uguale A, una verità vera in tutti i modi possibili. La Virtus Bologna ha perso l'ultimo campionato, le ultime finali di basket contro l'Inter Milano. Era pensato questo mondo perché posso immaginare senza problemi un mondo diverso in cui la vita si può vincere. Invece capiamo, c'è qualche contraddizione interna, potremmo dire? No, non entrare. Mentre io non posso immaginare un mondo in cui A è diverso da A, cioè non funziona, posso benissimo immaginare un mondo in cui la vita si può vincere. O in cui, non so, Michael Schumacher quel giorno invece di farsi un giro sugli sci, si mette a mangiare dolci. Sono eventi che possono, tutti, ci pensano molto, la nostra cultura ha fatto scendere sugli universi alternativi. La prima guerra mondiale, non è stata una necessità logica, è stato un evento storico. Quando Leibniz diceva che questo è il migliore dei mondi possibili, diciamo, sceglieva fra un numero potenzialmente molto più di mondi, quello in cui il male era presente in misura minore. Non sto per quale motivo il male non può essere, il male non può essere assente dal mondo, completamente assente? Perché soltanto Dio è, solo Dio è immune dal male, cioè non ha il male dentro di sé. Se avesse creato un universo senza il male, un universo assolutamente perfetto, avrebbe duplicato se stesso, ma a questo punto sarebbe stato un principio di identità e di contraddizione. Perché non può essere se stesso. Qualcosa di diverso da me stesso, contemporaneamente. Come vedete già, tutto quello che è bello modificato. Bene, da si definiva il tempo, per esempio, l'ordine della successione, mentre definiva lo spazio l'ordine della coesistenza. Rispondeva, questa pagina 13, rispondeva a una domanda apparentemente banale. Come descrivo il tempo? Come descrivo lo spazio? Cioè, una cosa è viverla, un'altra è descriverla, è tradurla. Che cos'è lo spazio? Vi faccio un'altra domanda che è legata a questa, che forse è importante, che qui da Cassirer, un altro grande filosofo del 200, a un certo punto posso essere domanda per spiegare meglio la cosa. Che cos'è la destra, non politica, nel senso destra? Come fate a spiegare cos'è la destra e cos'è la sinistra? Come fate? Prego? Per esempio, oppure, più semplicemente, ma che cos'è la sinistra? Sono una mano. Questa è la sinistra. Questa è la destra, ovvero la spiegazione, la traduzione in termini figurativi e altri concettuali parte dalla disposizione spaziale. Sì, potete spiegare appunto cos'è la destra, ma dovete partire dalla disposizione spaziale. Per esempio come dice, la mano con cui per lo più qualcuno scrive, cioè quindi dovete differenziare, oppure la sinistra è quella cosa verso cui è inclinato il cuore, altra possibile definizione, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma descrivere, definire lo spazio, descrivere, definire questo è complicato. È molto più semplice e meno immediato di quanto si crede. Ma si fa questa distinzione che è apparentemente banale, ma fondamentale. Lo spazio è l'ordine della coesistenza, cioè nello spazio le cose esistono contemporaneamente senza che entrino in contraddizione, perché nello spazio gli occhiali e il computer esistono contemporaneamente senza che la cosa entri in contraddizione. Nel tempo, il tempo invece è l'ordine della successione. Cioè, due cose non possono esistere contemporaneamente, ma sempre uno dietro l'altro. Nell'essere, nell'inconscio, invece, coesistenza e successione coesistono. Vedete che fa lei? E di nuovo, c'è un esempio canonico per quel che riguarda per esempio la fantascienza. Voi provate a immaginare, io non so come ci fosse in questo posto prima di questo palazzo. Oggi c'è un edificio che chiama Palazzo Palagino. Proviamo a immaginare che un domani qui ci sia uno spazio morto, dove da un parco che è aperto e assoluto. E provate a immaginare che contemporaneamente in questo spazio ci sia questo edificio come dentro e lo spazio aperto all'altro non è possibile. Cioè, è qualcosa di fisicamente impossibile. L'inconscio tiene insieme, potremmo dire, cioè spazializza ciò che è, tiene insieme ciò che dovrebbe essere temporalmente diviso. Per cui, nella logica, della logica di cosa stiamo parlando, io sono io adesso e sono io 30 anni fa. Ma non nel senso che sono la stessa persona, perché questo che sono di nuovo è ovvio, ma sono una persona che ha fatto un certo percorso. Io sono sempre quell'io che si è fondato sulla ritrascrizione, sulla traduzione, sulla ridistribuzione, no, sono io adesso e contemporaneamente la stessa provincia significa praticamente un io di 30 anni fa. Sono io che parlo a voi da questa parte della cattedra e sono io che a novembre del 1990 stavo vedendo il corso di, non so se è momento, parlare non posso essere contemporaneamente, come posso dire, studente e docente. Metaforicamente lo posso essere, che posso dire, c'è sempre da impararsi tutto quello che volete, ma non posso essere contemporaneamente l'io che parla in quanto docente e l'io che ascolta in quanto studente, mentre dall'altra parte ci dovrebbe essere non io, ma un'altra persona, nel caso specifico era Nicola Valerone, il professore di storia della filosofia, o Gianni Cecoriani, Giuseppe Gioioso, altro professore di storia della filosofia. Qui ho imparato molto, moltissimo. Cioè, come si può? Sarei due persone diverse contemporaneamente. Questo di nuovo non è possibile. Potremmo dire che io, se accettiamo la distinzione, va bene, vedevo una questione di domani da discutere, ma se accettiamo la distinzione tra io e superiore, diciamo che l'io e superiore non accettano. Si può, mentre adesso sembrerebbe accogliere questi problemi. E questo poi porta alle difficoltà del delirio. Va bene, basta così e ci vediamo lunedì prossimo.